Voglio iniziare pregando, chiudendo gli occhi, dicendo: Signore, ti ringraziamo, Padre, per la tua presenza, Signore. Grazie, Padre, per come ci porti alla lode, Signore. Veramente, Signore, vogliamo essere immersi, Signore, nel tuo spirito, Padre. Vogliamo far sì, Padre, che la tua parola, Padre, entri nei nostri cuori, Signore. Oh, Padre, quella parola, Signore, che ci fortifica, Signore, ci sana, Signore, ci rincuora, Signore. Grazie, Padre. Ogni cosa affidiamo davanti a te, Signore. I nostri pensieri, Signore, tutto ciò che ci affligge, Signore, poiché, Signore, a te vogliamo portare i nostri pesi, Signore, poiché tu ci inviti a farlo, Signore, dandoci, Padre, un giogo leggero, Signore. Ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo nel nome di Gesù, che sei benedetto in eterno. Amen. Vi voglio invitare a leggere subito la parola di Dio, al Salmo 121, è un salmo molto famoso, lo conosciamo tutti. Non leggerò tutti i versi, anche perché citerò altri versi, insomma, come il Signore ci guida. Sapete, ogni volta che magari hai un messaggio in mente, allora dici, vabbè, faccio questo, faccio quello, faccio questo, ma non farai mai di quello che tu hai pensato, per il semplice fatto che il Signore ti guida in altri modi. Io molto probabilmente ho avuto questi pensieri, sì, dico questo, dico quell'altro, però non farò niente di quello che ho pensato, per il semplice fatto che voglio che il Signore mi guidi. Così, se avete preso la parola di Dio, leggiamo il Salmo 121, che dice così: Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, e colui che ti protegge non sonneccherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra, egli è la tua destra. Il giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua via. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Amen, amen. Vi potete accomodare. La parola di Dio inizia con un verso che ha una domanda. E molto probabilmente questa domanda è scaturita da un momento di pensiero, o comunque sia un momento di difficoltà. E infatti dice: Io alzo gli occhi ai monti, e da dove mi verrà l'aiuto? Noi, in questo periodo specialmente, dove ci siamo ritrovati in grosse difficoltà, ci è capitato spesso di alzare gli occhi ai monti, per un semplice fatto che siamo stati bombardati da notizie, da pensieri, da ansietà. E molto spesso abbiamo detto: Signore, ma tutto questo, ma dove? Era impensabile, forse. E sicuramente ci siamo lasciati sopraffare dai nostri pensieri, abbiamo alzato gli occhi ai monti e abbiamo chiesto al Signore: a dove ci verrà l'aiuto? Il salmista si risponde immediatamente, dice: il mio aiuto viene dall'Eterno, dall'Eterno, colui che ha fatto i cieli e la terra. E nel Salmo 8, mentre sempre il salmista contempla le meraviglie del Signore, dice: i cieli sono stupendi, e poi fa un'altra considerazione: che cos'è l'uomo perché tu te ne prenda cura? Che cos'è il figlio dell'uomo perché tu lo guardi, perché tu te ne prenda cura? E poi subito dopo si risponde dicendo: eppure lo hai fatto poco simile a te, hai posto ai suoi piedi le opere delle tue mani. Ci dovrebbe incoraggiare questo. Eppure, molto spesso ci ritroviamo nelle grosse difficoltà, chiedendo appunto, alzando gli occhi ai monti e chiedendo da dove ci verrà l'aiuto.
forse ci dimentichiamo che il Signore può ogni cosa. E magari andiamo al Signore con preghiere per la serie: Signore, tu sai che sto passando questo momento, però lo fai con la consapevolezza che molto probabilmente quella preghiera che stai facendo non si avvererà subito. Hai quella paura che quel momento continuerà a persistere nella tua vita. E molto probabilmente è così. Io ho imparato a mie spese, la mia carne, e vi posso dire che non me ne dispiaccio, a pregare il Signore, a dire: Signore, per forza deve essere. Sì, era per forza, è molto forza. Ma in tutto questo, quando ho alzato gli occhi ai monti, chiedendomi dove mi verrà l'aiuto, la risposta era una certezza nel mio cuore che quell'aiuto veniva dal Signore, che la sua destra era con me, che la sua ombra era con me in ogni momento, in ogni istante della mia vita. Paolo e Sila, mentre si recavano, mentre erano in Macedonia, vennero arrestati e vennero vergati fortemente e vennero rinchiusi nella parte più buia e segreta del carcere. E la parola di Dio ci dice che Paolo e Sila, a mezzanotte, nella mezzanotte, non si lamentarono perché erano rinchiusi in quel luogo, ma anzi dice che lodavano e cantavano inni di lode al Signore. E molto probabilmente in quel momento loro non avevano alzato gli occhi ai monti, ma avevano alzato il loro cuore davanti al Signore, lodandolo. E la parola di Dio ci dice che un forte terremoto scosse quel luogo e aprì i cancelli delle carceri. Inoltre, loro furono legati con delle catene ai piedi. E la parola di Dio ci dice che quelle catene si sciolsero grazie al terremoto. Allora, io mi voglio fermare un attimo. Cioè, io ho messo le catene ai piedi e io immagino che le catene di quel tempo non sono le catene di ora. Erano dei cepponi. E con un terremoto è difficile che una catena si sciolga, si spezzi. Ok? Invece la parola di Dio ci dice che quel terremoto spezzò quelle catene. Ora la parola di Dio ci invita a confidare nel Signore, perché quelle catene che ci tengono fermi, quelle catene che sembrano grosse, che ci tengono fermi ai nostri piedi, si possono spezzare in una sola maniera: sapendo che quell'aiuto viene dall'Eterno, sapendo che l'Eterno è la tua destra, sapendo che l'Eterno non ti lascia, non ti abbandona, sapendo che nel momento della tua lode, anche quando ti trovi nella parte più buia, più segreta, anche quando pensi che nessuno ti senta, l'Eterno scuoterà la tua vita con un forte terremoto, e quel terremoto farà sì che i cancelli di ciò che ti tiene chiuso si apriranno. Non solo, e se hai delle catene, quelle catene si potranno anche rompere. No, si potranno, si romperanno. Perché? Perché il mio aiuto viene dall'Eterno. Perché? Chi sono io? Che sono un uomo. Ma perché? Che considerazione hai di me, Signore, che sono un uomo? L'Eterno mi ha fatto di poco inferiore a Lui. E l'Eterno mi ha custodito nell'opera delle sue mani. Noi siamo nelle sue mani. E voi pensate, la parola di Dio c'è scritto che niente e nessuno ci potrà separare dal suo amore, né morte, né principati, né podestà. La morte. La parola di Dio dice che siamo anche come un vento. O meglio, siamo come paglia. Nel senso che il vento soffia e noi non ci siamo più. La parola di Dio dice che alle volte non c'è neanche il ricordo.
Ma noi siamo figli di Dio. E quel ricordo molto probabilmente non ci sarà più per l'uomo, ma noi andremo col Signore. E quel nessuno potrà separarci da Lui è il semplice fatto che nel momento in cui una calamità, qualcosa arriverà nella nostra vita, noi siamo al sicuro nelle sue mani. Non dobbiamo temere di nulla. Sicuramente nella nostra vita passiamo molte, molte prove, che siano fisiche. Abbiamo visto che ci sono state molte richieste di preghiera di sorelle che, e di fratelli che hanno avuto, che hanno, che stanno attraversando dei momenti di difficoltà e molto probabilmente si trovano soli in quella parte buia di quel carcere, chiusi, con delle catene ai piedi, e che molto probabilmente stanno chiedendo: Signore, vieni in mio soccorso. E lodando il Signore, la parola di Dio ci dice che Paolo e Sila cantavano e lodavano il Signore, e in quel momento un terremoto forte scosse tutto. Non solo, ci dice pure che quel terremoto fece sì che il carceriere subito dopo si convertì al Signore, disse: che cosa devo fare per essere salvato? Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi viene l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Sapete, fratelli, è bello vivere con quella consapevolezza che se anche le cose vanno come tu non vuoi, se anche stai soffrendo, se anche ti stanno facendo del male, vivere con quella consapevolezza che c'è qualcuno al di sopra di tutto, di chi ti sta facendo del male, al di sopra dei tuoi pensieri, al di sopra di quello che sta succedendo, che è con te. E forse possiamo pensare: ma io sto soffrendo in quel momento, mi è capitato, io mi è capitato di soffrire molte volte, ma quella consapevolezza meravigliosa che c'è un Padre lassù che mi guarda, che mi ama e che non permetterà mai che tutto ciò che mi accada sia per il mio male, e che quel male che vuole farmi cadere non succederà, perché Lui mi protegge, perché Lui è la mia destra, Lui è la mia ombra e con Lui il mio piede non vacilla. Non posso vacillare. I miei pensieri sì, mi faranno vacillare, ma il Signore no, non lo permetterà. Quanti di noi abbiamo nella nostra vita passato momenti in cui pensavamo di non farcela, eppure siamo qua? Perché? Perché il Signore non ha permesso, perché noi siamo Suoi e Lui ci scampa da ogni male, perché Lui per noi ha pensieri di pace e non di male. Amen. Sapete, molto probabilmente Paolo e Sila non potevano immaginare di trovarsi in quella difficoltà. Magari avevano avuto un incidente di percorso, come è successo. E la stessa cosa nel ritrovarsi in un luogo buio e tenebroso è successo ad un altro profeta, ovvero al profeta Giona. Ora vorrei farvi notare alcune differenze. Sapete, mentre il profeta Giona venne invitato dall'Eterno per andare a predicare la salvezza ad una città che era considerata una città una città che doveva essere rasa al suolo perché il peccato di quella città era molto molto grande. E allora Giona venne chiamato dall'Eterno per dire di andare lì, e Giona, ci dice la parola di Dio, che fuggì dalla presenza dell'Eterno. Cosa che invece non fecero Paolo e Sila. Paolo ebbe una visione di un macedone che disse: vieni perché abbiamo bisogno di te. E lui andò. Invece Giona, proprio il Signore, il Dio, l'Eterno parlò a Giona. E la parola di Dio ci dice che nel percorso Giona si trovava nella barca, nella nave, insieme agli altri marinai, in una direzione opposta da quella che il Signore gli aveva detto,
venne gettato in mare e lì un pesce grosso, il Signore preparò quel pesce grosso affinché lo inghiottisse. E io penso che dentro quelle viscere di certo luce non ce n'era. Aria, non lo so, però ci siete 3 giorni, quindi molto probabilmente il Signore provvide a quello, ma era nella parte più buia, nelle viscere. Quindi chissà in che condizioni si trovava Giobbe. Eppure Giobbe in quel momento si rese conto e disse: Signore, sono un miserabile, ma chi sono io? E in quel momento gli occhi di Giobbe, il cuore di Giobbe non si rivolse ai monti, perché conosceva l'Eterno, perché aveva ricevuto un comandamento dall'Eterno. E la parola di Dio ci dice che in quel luogo buio cominciò a pregare l'Eterno. Nel momento buio, nel momento più brutto, cominciò a pregare l'Eterno. E il Signore lo trasse fuori, fece sì che il pesce lo sputò. E altresì fece succedere che, sempre nel luogo buio, anche Paolo e Sila vennero fuori. Perché? Perché confidarono nell'Eterno. Perché quegli occhi ai monti non erano ai monti, perché quegli occhi erano il cuore rivolto al Signore. E quel cuore rivolto al Signore, molto probabilmente, per come ci dice la parola di Dio, è nel momento più brutto, più disperato nella tua vita. Sapete perché? Perché nel momento in cui noi pensiamo che possiamo cavarcela, nel momento in cui pensiamo che noi possiamo essere io ad uscircene, non ce ne usciremo mai. Ma nel momento in cui noi siamo niente, nel momento in cui noi ci troviamo nella parte più buia, pensiamo che sia finita, allora lì che interviene il Signore, e allora lì che alziamo gli occhi ai monti, allora lì che chiediamo dove viene l'aiuto, e allora lì che il Signore ci viene in aiuto. Ed è, se noi leggiamo la parola di Dio, è così. Ogni servo, ogni serva, ogni profeta che si è trovato nel momento della difficoltà, ha alzato gli occhi ai monti chiedendo dove veniva l'aiuto, e quell'aiuto è venuto solo ed esclusivamente dall'Eterno. Perché? Perché abbiamo confidato, perché confidiamo. E vi assicuro, cari fratelli e care sorelle, che questa parola di Dio è per chi crede realmente, è per i figli di Dio. Perché tutto quello che c'è scritto qua è scritto in un momento di prova, in un momento in cui l'Eterno vuole provare la nostra fede. Ma la corona della vita ci sarà stata data, perché noi abbiamo semplicemente avuto fede in Lui. Perché il nostro alzare gli occhi ai monti non era per guardare il materiale, non era per guardare da chi poteva venirci l'aiuto, perché noi sappiamo che il nostro aiuto viene dal Signore, e lo sappiamo perché l'abbiamo nel cuore, e lo sappiamo perché nel momento in cui abbiamo detto sì Signore, io ti accetto nella mia vita, il Signore è entrato nel tuo cuore, perché noi l'abbiamo fatto entrare nel nostro cuore. Allora facciamo sì che nel nostro cuore non diventi solo occasionale, ma facciamo sì che diventi una dimora fissa. Molto probabilmente ci saranno altre difficoltà, ed è così. Però in quelle difficoltà sappiamo che c'è già una via d'uscita. Il Signore non fa niente se non ha già preparato una via d'uscita. Il Signore siete 40 giorni e 40 notti nel deserto dove fu tentato. Ma sapeva anche che una volta superato quella prova avrebbe cominciato il suo ministerio. E il Signore ci manda nel deserto, ci fa passare delle prove, perché una volta superate quelle prove saremo ancora sempre più in grado di andare avanti con molta più forza, ma non che viene da noi, che viene dal Signore, perché Lui non permetterà che il nostro piede vacilli. La parola di Dio ci dice: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare mai nessuno dei Suoi benefici. Quanto è meraviglioso il Signore! Io non merito neanche di stare qui. Cioè, io quando mi trovavo quasi in punto di morte, dissi: Signore, sono pronto, perché pensavo che era andato. Cioè, non avevo neanche paura, ma non perché. Però dicevo: Signore, ma ok, mi trovo qui, chi sono io? Perché non devo andare? Eppure il Signore mi ha graziato. Riconosco che la grazia del Signore è ogni giorno nella mia vita.
ma veramente, fratelli, io non mi merito niente. Parlo per me. Io non mi merito niente. Eppure il salmista, contemplando, diceva, ma chi è il figlio dell'uomo perché tu te ne ricordi? Io, ma cosa sono io perché tu te ne ricordi? Eppure l'amore del Signore è grande, è meraviglioso. E ripeto, nonostante ciò che sono, vivo con la consapevolezza che c'è un amore che mi circonda ogni giorno, che è meraviglioso. Un amore che va al di sopra di ogni mio pensiero. Un amore che circonda dentro, che scalda il tuo cuore. Questa sera ti invito a cercare quell'amore. Non è lontano da te. Forse tu ti puoi chiedere, ma come fa? Io non lo sento. È vicino a te. Sta bussando nel tuo cuore, vuole entrare. E ti vuole far capire che in ogni momento della tua vita Lui è con te. E che non c'è cosa più grande, più meravigliosa, che stare con Lui. Forse ti può sembrare pazzia, ma non lo è. O se io non avessi avuto il Signore nella mia vita, non so come sarebbe finito. Tante volte ho pensato di farla finita, perché ero scoraggiato, perché mi ritrovavo in quel carcere, mi ritrovavo in quel ventre della balena, nel momento più buio. Dicevo, miserabile me. Eppure quell'amore meraviglioso mi ha sempre soccorso. Vi voglio raccontare, quando cominciai la prova che tuttora sto attraversando, ma sono sicuro che manca poco, il Signore mi libererà anche da essa, lo ha detto e sono sicuro che l'ha già fatto. Ci fu un istante in cui mi trovo in ospedale, i miei genitori se ne erano andati e io mi affacciai al balcone. In quel momento mi guardai attorno e dissi, sono solo. E mi sentii solo, abbandonato. Ma non perché, attenzione, i miei genitori mi avevano abbandonato nessuno, ma in quel momento io mi vidi con quella situazione che stava entrando nella mia vita, che non si sarebbe risolta da un giorno all'altro. E proprio in quel momento mi sentivo solo, ed ero in quel balcone e io vedevo me stesso come in caduta libera, in un baratro, in un pozzo nero, ed ero in caduta libera, e quella caduta libera io guardavo per terra dal balcone e dicevo, è un attimo, finirai di cadere, non sentirai niente. Ed ero lì, in quelle viscere, a dire quanto ero miserabile, a pensare che quello che mi stava succedendo era che forse non mi doveva succedere, non lo so. Avevo forse la presunzione di dire, vabbè, mi tolgo la vita perché tanto non serve a niente. Avevo questa presunzione. E poi, improvvisamente, mentre io ero in caduta libera, una mano e una voce dentro il mio cuore che mi disse, e allora? E quindi io sono con te. E in quel momento aprii gli occhi, in quel momento ritornai in me stesso, in quel momento smisi di cadere. In quel momento il mio cuore disse, il mio aiuto viene da te e tu mi hai soccorso. E sono qui, e siamo qui ognuno di noi, perché ognuno di noi si è ritrovato in quel baratro, in quella caduta. Che cos'è l'uomo affinché tu te ne ricordi? Eppure Lui ci ha fatti non poco simili a Lui e ci ha posto ogni cosa davanti. Allora, fratelli, in questa sera voglio nuovamente incitarvi a considerare, a vivere ogni giorno della vostra vita con la consapevolezza che l'amore del Signore è con voi in ogni momento.
in ogni momento. Quando i discepoli si trovavano nella barca in mezzo alla tempesta, il Signore sì, non era con loro fisicamente, ma il Signore intercedeva, stava pregando. Altresì, in un'altra occasione, quando ci fu sempre una tempesta nella barca, se non ricordo male è in Marco scritto anche, sì, e il Signore si trovava nella barca e stava dormendo, vi voglio, se poi avete a casa lo volete leggere, la tempesta colpì solo quella barca, dove c'erano i discepoli, dove c'era il Signore. Il Signore stava dormendo e noi e i discepoli ebbero paura. La stessa cosa ci capita a noi. Molto probabilmente la tempesta verrà solo nella nostra vita. Ma il nostro aiuto viene dal Signore, colui che ha fatto i cieli e la terra. Amen. E allora viviamo costantemente con la consapevolezza che il Signore è con noi e che non ci abbandona mai. Signore, Dio vi benedica.